come questo concetto. Piace pensare che qui si celebri l'inizio di una nuova stagione per la città e la sua amministrazione.
Mi piace pensare che questa sale possa continuare ad essere gremita, ma non come protesta. Mi piace pensare che possa essere gremita di cittadini consapevoli, attenti ai destini della propria città, e che questa attenzione si manifesti ogni giorno, nelle piccole cose, nel modo in cui noi differenziamo i rifiuti, nel modo in cui ci prendiamo cura del nostro metro quadro, di come e che cosa insegniamo ai nostri figli per essere prima di tutto un esempio. Mi piace pensare che quei cittadini che come noi sono entrati nelle istituzioni oggi e siedono su questi banchi riescano a dare quel contributo per il quale hanno deciso di mettersi in gioco e possono rappresentare prima di tutto un esempio di rettitudine, onestà e impegno. A loro e con tutto il Consiglio Comunale va il mio augurio di un buon lavoro, nella speranza che le dinamiche tra maggioranza ed opposizione possano essere vissute fin d'ora in maniera collaborativa e di funzionale nell'interesse superiore della città e dei cittadini tutti. Ancora un minuto, perché per concludere al sindaco, a tutta la giunta, investito di un delicatissimo ruolo, va un mio caloroso abbraccio. E con la speranza, e personalmente ne ho la certezza, che sapranno essere all'altezza delle aspettative di tutta la città ed accompagneranno la nostra carriera verso un futuro migliore, per il quale sarà comunque fondamentale l'apporto e l'esempio di tutti noi, perché noi tutti insieme possiamo farcela. Grazie. Iniziamo la seduta e do la parola al segretario generale per l'appello. Buonasera, procediamo all'appello. Rossi Francesca, Di Pasquale Francesco, Palma Michele, Barattini Franco, Bassani Cesare, Bertocchi Barbara, Del Nero Daniele, Dell'Amico Stefano, Guadagni Gabriele, Guerra Tiziana, Montesarchio Giovanni, Paita Marzia Gemma, Raffo Daria, Raggi Daniele, Serponi Elisa, Spattini Inves, Zanetti Andrea, Barattini Luca, Bottici Cristiano, Crudeli Roberta, Andreazzoli Giuseppina, Lorenzoni Maurizio, Spediacci Gian Enrico, Vannucci Andrea, Benedini Dante. Presenti sono 25, la seduta è valida. Presidente, nomino degli scrutatori. Abbiamo tre scrutatori, due di maggioranza e uno di minoranza. Perfetto, bisogna nominare tre scrutatori, due di maggioranza e uno di minoranza. Io avrei individuato come scrutatori Marzia Paita e Barattini Franco per la maggioranza e per la minoranza Crudeli Roberta. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, esame delle condizioni degli eletti ai sensi dell'articolo 41, decreto legislativo 267-2000, provvedimento comunale. È il primo atto di insediamento del Consiglio Comunale che, come tutte le assemblee elettive, consiste nella verifica dei poteri sostanzialmente dell'assemblea stessa. Quindi agli atti dell'ufficio, della segreteria generale, non sono pervenute segnalazioni indicante condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità nei confronti del sindaco e di nessuno dei 24 consiglieri eletti, quindi sostanzialmente.
sostanzialmente quello che il Consiglio deve fare è la proposta di delibera che convalida alla carica di sindaco Francesco De Pasquale, alla carica di consigliere comunale, tutti i 24 consiglieri comunali, viene sottoposta all'esame e alla votazione del Consiglio per certificare sostanzialmente e convalidare l'elezione degli stessi, quindi come assenza di condizioni che possono determinare la mancata assunzione dello status di sindaco e di consigliere comunale. Quindi con la votazione di questa delibera il Consiglio si insedia e continua i suoi lavori. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire o vuole intervenire, altrimenti proseguiamo e mettiamo in votazione. Per alzata di mano. Per i favorevoli. All'unanimità. Per l'immediata eseguibilità ripetiamo immediatamente la votazione. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, il giuramento del sindaco a norma dell'articolo 50, comma 11, decreto legislativo 27/2000. Di affetto. Io, Francesco De Pasquale, sindaco del comune di Carrara, articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, numero 267, davanti al Consiglio Comunale, riunito nella seduta di insediamento in data 12 luglio 2017, giuro di essere fedele lealmente alla Costituzione italiana. Fatto questo passaggio vorrei aggiungere due parole anch'io. Innanzitutto un ringraziamento a tutti, alle concittadine, ai concittadini che mi hanno dato fiducia, che ci hanno dato fiducia, che hanno dato fiducia alle nostre persone, al nostro progetto politico, per una città nuova, rinnovata, slegata dalle logiche di potere che finora l'hanno tenuta imbrigliata. Un ringraziamento anche a tutti coloro che, associati o singoli cittadini, hanno voluto complimentarsi col sottoscritto per il risultato elettorale raggiunto. Sono davvero tanti i telegrammi, le lettere, le mail, i messaggi inviati.
nostri cittadini in questa particolare circostanza, in questo primo consiglio comunale, essendo impossibilitato a farlo singolarmente. Un ringraziamento particolare poi a quei cittadini che ci fermano per strada per farci sentire la loro vicinanza, la loro partecipazione al rinnovamento politico che noi rappresentiamo. Il nostro impegno e la nostra azione amministrativa saranno volti a ricambiare questa fiducia accordataci attraverso la buona amministrazione. Dall'avvento della Repubblica, le forze politiche che hanno governato la nostra città, sotto varie forme, denominazioni, coalizioni, sono state pressoché sempre le stesse. Cambiati suonatori di volta in volta, la musica è rimasta sempre la stessa. Negli ultimi decenni poi, potremmo dire nell'ultimo ventennio, l'avvitamento del vecchio modo di intendere la politica si è sempre più attorcigliato su se stesso, incapace di esprimere energie, sintesi, di trovare soluzioni a problemi complessi o meno, che man mano si andavano presentando. Oggi noi, seduti, metaforicamente oserei dire, al tavolo di presidenza di questo Consiglio, nei banchi della maggioranza, rappresentiamo un'occasione storica, una svolta decisiva che così tanto assomiglia oggi alla nostra Carrara, una città di rovine, rovine materiali, morali e sociali. La nostra intenzione è rivolgerci spesso a voi, voi cittadini che ci seguite in questo momento, che ci seguite da casa, perché sappiamo di non avere bacchette magiche o verità precostituite in tasca. Ci rivolgiamo a voi per chiedere sostegno nei difficili compiti che andremo ad affrontare, a sciogliere quei nodi incancreniti che le passate amministrazioni non hanno voluto o saputo affrontare. Ci rivolgiamo a voi per chiedere la vostra partecipazione al cambiamento, il vostro contributo di idee attraverso nuove forme di partecipazione, referendum a quorum zero, consulte, proposte di delibera, sono solo alcuni degli strumenti che vogliamo offrire ai cittadini per renderli protagonisti, non solo alle scadenze elettorali, ma anche nel corso di tutta questa consigliatura. Non vogliamo una delega in bianco, vogliamo confrontarci sulle scelte più importanti, vogliamo che la partecipazione sia reale e non una bella proposta da sbandierare pochi giorni prima dell'adozione di un atto o addirittura a giochi fatti. Cambia voto e sarà una liberazione, recitava uno dei nostri slogan nella campagna elettorale, una liberazione dal voto dato in cambio di promesse, dal voto dato ai soliti noti, campioni di preferenze, dal voto come espressione di sudditanza anziché di libertà. Non possiamo tradire i valori della resistenza, della lotta per cui donne e uomini sui nostri monti hanno lottato per la libertà, per la pace, per il diritto di voto. Non possiamo dimenticare chi ha sacrificato la propria vita per darci quei diritti che qualcuno aveva cancellato. Veniamo da una
stagione caratterizzata, come ha recentemente sentenziato la Corte Costituzionale con mirabile sintesi, caratterizzata, dicevo, da plurisecolari inefficienze della pubblica amministrazione. Abbiamo da completare il piano regolatore del porto, il POC, o se preferite il regolamento urbanistico, i piani attuativi dei bacini marmiferi, abbiamo da riscrivere il regolamento degli agrimarmiferi, abbiamo da rilasciare le concessioni alle cave. Piano di zonizzazione acustica, da fare il piano delle antenne TV, la riorganizzazione dei mercati ambulanti, per non parlare dei mercati coperti chiusi più o meno parzialmente, l'accorpamento delle partecipate, l'apertura del tempio crematorio, le scuole chiuse non a norma, il Politeama che rischia di crollare. Abbiamo gli Animosi che è ancora chiuso, così come la Cava Romana, i centri di informazione turistica, gli impianti sportivi non a norma, i debiti milionari, il dissesto idrogeologico, ma soprattutto vorrei dire il dissesto sociale. Un dissesto, lasciatemelo dire, coperto di polvere di marmo e polvere lasciata dal fango. Sin dai primi giorni di mandato non è mancata l'attenzione alla città nelle sue mille sfaccettature, cominciando da subito ad affrontare i nodi più urgenti. Si presenta davanti a noi una serie di sfide, sfide davvero impegnative, e sarà nostra cura affrontarle nell'interesse della collettività. Sarà mio impegno, nostro impegno, trovare una soluzione affinché, passo dopo passo, difficoltà dopo difficoltà, con l'aiuto di tutti, nessuno escluso, Carrara possa finalmente tornare, per citare il sommo poeta, a rivedere le stelle. Procedere al terzo punto, dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 10 dello Statuto Comunale. Sostanzialmente, in base all'articolo 10 dello Statuto del Comune di Carrara, mi avvicino. In base all'articolo 10 dello Statuto del Comune di Carrara, il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio sono eletti tra i consiglieri a mezzo di schede segrete con votazioni distinte e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, la votazione viene ripetuta ed è eletto il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità è eletto il consigliere che nella consultazione elettorale ha offerto la maggior cifra individuale. Ora verranno distribuite le schede a tutti i consiglieri, le quali ogni consigliere scriverà il nome del proprio candidato Presidente del Consiglio. Dopodiché gli scrutatori faranno lo spoglio.
colleghi consiglieri, mi annuncio che mi candido alla posizione di presidente del consiglio comunale. Ritirare le schede. Presidente del Consiglio Michele Palma. Mettiamo in votazione anche l'immediata esecutibilità. Quindi è alzata di mano? All'unanimità Michele Palma, Presidente del Consiglio. Stanotte.
Draghi per la fiducia, non solo quelli di maggioranza ma anche quelli di minoranza a quanto pare. Pare che sarà il presidente di questo rinnovato consiglio comunale, un consiglio che ha una composizione inedita, non soltanto perché si sono invertite quelle che erano le posizioni maggioranza-minoranza quasi, ma anche per età anagrafica, per il numero di donne che sono state elette, perché la maggioranza è composta da un unico gruppo consigliare e non ultimo per inesperienza, perché nessuno dei 15 consiglieri di maggioranza era mai stato eletto consigliere prima d'ora, me compreso. Quindi chiedo fin d'ora ai miei colleghi consiglieri di avere pazienza, se ogni tanto all'inizio soprattutto potrò muovermi un pochino più lentamente tra la normativa, i regolamenti e la prassi istituzionale. La mia linea sarà comunque quella di fare passi sicuri in una rigorosa applicazione di quella che è la normativa, al fine di garantire sia la maggioranza ma soprattutto anche l'opposizione, e non ultimo per rispetto dell'istituzione stessa, perché è un'istituzione questa che ha bisogno in questo momento di grande attenzione e che ha di fronte a sé un compito molto difficile, cioè riallacciare un legame con una città che si era spezzato, cioè riallacciare quei fili che legano istituzioni e cittadini che si erano un po' andati strappando nel tempo. Come sempre, quando si tratta di rilacciare un rapporto importante, ma un po' logoro, bisogna fare uno sforzo da entrambe le parti, aprirsi al dialogo, all'ascolto e rilanciare sul piano della partecipazione per evitare di ricadere nei soliti errori ed evitare che le istituzioni si chiudano su se stesse diventando irraggiungibili dei cittadini che rimangono al di fuori. Sull'ascolto si giocherà la partita di questa consigliatura, io credo. Da parte mia posso garantire fin d'ora che ci sarà sempre la massima disponibilità al dialogo sia con la maggioranza che con l'opposizione che ovviamente con i cittadini. Però ci sarà bisogno dell'aiuto anche di ciascuno di voi, di ciascuno di noi cittadini. Ciascuno dovrà fare la propria parte, perché non è più il momento adesso di cercare di addossare le colpe a qualcun altro. Quella fase è passata. Adesso è il momento ciascuno di noi di farsi carico di un pezzetto di responsabilità e di portare avanti per il bene della nostra città. Non è più il momento di puntare l'indice, ma è il momento di costruire tutti assieme come fa una vera comunità. Abbiamo di fronte a noi una Carrara che cerca di emergere dal suo futuro e in parte ha già iniziato a farlo. I cittadini ci chiedono di aiutare questa Carrara a venire fuori. Lei già davanti a noi in qualche maniera un pochino la vediamo, sta a noi cercare di farla diventare realtà. È un compito difficilissimo, bisognerà sapere interpretare l'esigenza di cambiamento che ci viene dai cittadini e tramutarla in azione politica. Soltanto in questo modo sarà possibile tutti assieme riuscire a far emergere Carrara dal suo futuro. Questa è la sfida che ci aspetta, penso che, come ha già detto la mia collega, la Presidente Rossi, tutti assieme ce la faremo. Buon lavoro, colleghi consiglieri e anche ai cittadini. Grazie. Procediamo ora con il punto 4 dell'ordine del giorno, che prevede l'elezione dei vicepresidenti del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 10 dello Statuto Comunale. Si procederà prima con l'elezione del vicepresidente della maggioranza, immagino, e poi con l'altro vicepresidente. Esatto, con le stesse modalità della votazione del presidente, quindi verranno distribuite le schede. Intanto vi do lettura, visto l'articolo 10,1 dello statuto citato, ai sensi del quale il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio sono eletti tra consiglieri a mezzo di schede segrete con votazioni distinte e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, la votazione viene ripetuta ed eletto il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi.
In caso di parità sarà eletto il consigliere che nella consultazione elettorale ha ottenuto maggior cifra individuale. Visto altresì l'articolo 10,3 dello statuto che sancisce nell'ufficio di presidenza è garantita la presenza della minoranza, considerato che l'elezione dei vicepresidenti deve avvenire separatamente, così come disposto dall'articolo 4,2 del regolamento del Consiglio Comunale. Quindi possiamo procedere alla votazione. Se ci sono candidature. Mi candido come vicepresidente. Se non c'è nessun'altra candidatura, procediamo alla votazione. Scrutatori a venire al banco della presidenza per procedere allo scrutinio. Vicepresidente Rossi Francesca con voti 16, 8 schede bianche e una nulla. Ridistribuiamo le schede che procediamo alla seconda votazione per l'altro vicepresidente.
ridirlo, che non so se... Mi candido per la minoranza. Ok. Vogliono avvicinarsi al banco della presidenza. Bottici, Bianca, Bottici, 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 Bianca, Bottici, 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 Bianca, 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 Bottici, Bianca, 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 Bottici. Conto. Procediamo alla seconda votazione perché non avendo raggiunta la maggioranza assoluta viene ripetuta la votazione con le stesse modalità di prima. Di conseguenza invito a riconsegnare le schede.
questo caso viene ripetuta la votazione e viene eletto il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi, quindi la maggioranza semplice in questa votazione. Se gli scrutatori vogliono avvicinarsi al banco, procediamo di nuovo allo scrutinio, grazie. Bottici. Bottici. Bianca. Bianca. Bottici, Bianca, Bottici, Bottici, Bianca, Bottici, Bottici, Bianca, Bottici, Bianca, 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 Bottici, Bianca, Bianca, Bianca. Proclamiamo che il secondo vicepresidente è Bottici con 9 voti e 16 schede bianche. Adesso andiamo a votare l'immediata esecutività di entrambe le votazioni dei vicepresidenti. La votiamo per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Direi unanimità. E quindi immediatamente esecutiva. Quinto punto dell'ordine del giorno, abbiamo la comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale a norma dell'articolo 46,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Quindi qui passo la parola al sindaco. Grazie. Allora,
primo assessore individuato Matteo Martinelli. 568, delega di vice sindaco, delega alla partecipazione e trasparenza, bilancio e risorse economico-finanziarie, servizi pubblici locali, trasporto pubblico locale, società partecipate, patrimonio e demanio, personale e organizzazione, servizi demografici. Andrea Raggi. Andrea Raggi, lavori pubblici, sviluppo economico e attività produttive, fundraising, portale unico imprese, servizi informatici e innovazione tecnologica, pianificazione dell'economia del mare, commercio. Federica Forti, politiche culturali, relazioni internazionali, creatività e promozione del territorio, turismo, cultura del marmo e dell'arte, politiche giovanili. Anna Lucia Galleni, politiche e servizi sociali, politiche per la casa, diritti degli animali, pari opportunità. Alessandro Trivelli, politiche per il marmo, sport. Per le seguenti materie mi riservo la delega e vedremo successivamente di attribuirle a ulteriori nuovi assessori. Quindi terminata questa comunicazione possiamo procedere al punto 6 dell'ordine del giorno, che è l'elezione della Commissione elettorale comunale a norma dell'articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 287 del 2015. Ok, quindi se intanto vengono distribuite le schede, e diamo lettura. Ho preso atto dell'articolo 321 del DPR 223 del 1967, che prevede la procedura per la nomina della commissione elettorale comunale, e più precisamente recita: per l'elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo, e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a 3, nei comuni in cui il consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a 4 nei comuni in cui il consiglio è composto da più di 50 membri, a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. Alla fine, qualora nella votazione non sia riuscito a eleggere alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con un'unica votazione, con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione, con votazioni separate, con le stesse modalità, procederemo successivamente all'elezione dei membri supplenti. Quindi procediamo alla
Campo, Nives Spaldini, Crudeli, Nives Spaldini, Spaldini Nives, Daria Racco, Crudeli, 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 Crudeli Roberta, Raffo Daria, Crudeli, Raffo Daria, Raffo, Nives Spaldini, Nives Spaldini, Spaldini, Raffo Daria, Nives Spaldini, Raffo Daria, Nives Spaldini, Crudeli, Vediamoci.
Ranci. Daniele Ranci. Montesanto Giovanni. Feriacci. Daniele Ranci. Daniele Ranci. Feriacci. Daniele Ranci. Daniele Ranci. Montesanto. Giovanni Montesanto. Montesanto. Bianca. Speriacci. Ranci Daniele. Montesanto. Ranci Daniele. Giovanni Montesanto. Speriacci. Grazie Presidente,
Soltanto per fare una dichiarazione di voto, in quanto questa delibera riguarda il piano di nazionalizzazione che è stato attuato nel 2015 con un decreto del sindaco, il piano di nazionalizzazione di tutte le società che hanno avuto delle dismissioni che in questi anni chiaramente si sono attuate. L'unica cosa che vorrei far presente a tutto il Consiglio è che, così come era stato portato avanti il discorso del piano di razionalizzazione delle società, e quindi all'interno del piano entrava anche l'EAMS, che come ha detto l'assessore chiaramente diventa di competenza regionale, vorrei far presente se è possibile continuare nel percorso che era stato attivato dalla precedente amministrazione per mantenere lo sportello nel comune di Carrara, perché il comune di Carrara è sempre stato capofila quindi all'interno dell'EAMS e ha portato avanti questo percorso perché ok al passaggio dell'EAMS alla regione, però a condizione che comunque ci fosse il mantenimento dello sportello sul comune di Carrara. Quindi se vuole rispondere direttamente all'assessore. Sì, grazie dell'intervento. Per chiarire che l'amministrazione ha avuto conoscenza della problematica riguardante insomma il lavoro sportello che è ancora aperto presso l'ufficio ambiente del nostro comune, ha dato disposizione agli uffici affinché appunto lavorassero per mantenere quel punto presso il comune di Carrara. Vediamo se ci sono altri interventi. Grazie Presidente, prima di procedere brevissimamente alla dichiarazione di voto, colgo l'occasione per fare due piccole parole e fare innanzitutto un ringraziamento e soprattutto degli auguri. Un augurio che voglio prima di tutto fare alla città, sperando che questo nuovo corso che ci onora di rappresentare possa finalmente portare ad una vera svolta. Il percorso che ci ha portato allo storico 25 giugno scorso è stato lungo e articolato e a volte faticoso, ma è stato anche una grandissima palestra di esperienza, di confronto, e posso dire con orgoglio che il gruppo che ho l'onore di rappresentare, pur composto interamente da persone che come me siedono per la prima volta in un consiglio comunale, non mancano di esperienza né capacità di approfondimento. Ecco, ai colleghi di questo gruppo di maggioranza va un grandissimo augurio di buon lavoro, nella certezza che troveremo sempre i modi e le parole per far sì di trovare la miglior sintesi delle nostre idee e di dare alla città, alla cittadinanza e alla città un indirizzo politico trasparente e orientato al bene comune. A tutti loro, inoltre, gruppo di maggioranza, a titolo personale fa il mio più sentito ringraziamento per avermi scelto come loro rappresentante, un ruolo per il quale sento di poter promettere tutto l'impegno necessario. A tutti quanti infine e a questo gruppo consigliare, ai colleghi dell'opposizione, alla giunta e al nostro sindaco, i migliori auguri di buon lavoro nella speranza che si possa tutti quanti insieme, ognuno nel ruolo che è chiamato a ricoprire, portare il proprio piccolo contributo per un futuro migliore per la città e per tutti i cittadini di Carrara. Grazie. Continuo adesso, perdonatemi, ma la proposta di dichiarazione di voto sulla proposta di direzione. Quindi voteremo sicuramente a favore dell'eccesso della società EMS SRL, in quanto evitiamo dal comune una situazione di bilancio particolarmente pesante e quindi razionalizzare i costi di intervento sugli enti ormai non più utili è più che un'opera meritoria e un atto dovuto. La legge regionale, come poc'anzi espresso, richiama a sé ai comuni, cioè quindi ha sottratto ai comuni la competenza di controllo degli impianti termici che adesso saranno svolti direttamente dalla regione. Di conseguenza viene meno il presupposto stesso della partecipazione del Comune di Carrara alla società EMS SRL.
per noi diventerebbe una scatola pressoché vuota e per questo voteremo a favore. Grazie. Grazie. C'è un altro intervento, sono quattro? Sì. Prego. No, semplicemente per sottolineare quanto è stato detto dal consigliere Lamico in merito al necesso dell'EAMS, perché è stata messa in evidenza la problematica delle difficoltà che possono esserci all'interno del bilancio del Comune di Carrara, che poi avremo modo di entrare nel merito consiglio per consiglio in tutti i comuni. Mi sembra che l'assessore lo abbia ben detto e comunque è esposto anche in delibera, non è una decisione di adesso ma è una decisione del 2015, quindi è una razionalizzazione che è partita già in anno 2015. Grazie. Quindi se non ci sono altri interventi procederei alla votazione. Per alzata di mano, chi è favorevole? Direi che abbiamo l'unanimità e quindi è approvata. Poi mettiamo subito in votazione anche per l'immediata esecutibilità. Per alzata di mano, chi è favorevole? Anche qui direi l'unanimità. Quindi è immediatamente esecutivo. A questo punto abbiamo esaurito i punti del giorno, il consiglio è terminato, grazie a tutti i colleghi.